Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi torno con un video che purtroppo faccio troppo poco sul canale negli ultimi anni. Si tratta del video dei preferiti dopo i tristissimi bocciati. Oggi passiamo ai preferiti e più utilizzati, però solo ed esclusivamente novità, cose di cui non vi ho mai parlato in video del genere, perché sì, sebbene ne abbia fatti pochi nel corso appunto degli ultimi mesi, però qualcuno l'ho fatto. Non mi voglio ripetere con prodotti che sto sì amando ancora, però casomai se sarò più costante magari farò un video sulle anche scoperte make-up, promossi make-up e poi un video su i prodotti più utilizzati nel corso del mese. Non so se mi sono spiegata. Ho messo tutto all'interno di questa pochette di Victoria's Secret, che fa parte di un set che avevo preso qualche tempo fa, più di un anno fa se non mi sbaglio, forse anche due. Partirei dalla base perché ho proprio le cose della base sopra sopra. E per quanto riguarda la base, ah vabbè, ho anche questo prodotto che l'ho utilizzato nel Get Ready che vi ho girato prima di questo video, ma ovviamente l'ho utilizzato solo stamani, di questo ne parleremo più avanti. Comunque ce l'ho qua perché appunto avevo portato questa pochettina per truccarmi e niente, questo è l'Even Better Makeup Even and Corrects di Clinique, ma non so che cioè, non so che dire se non che oggi per esempio mi è piaciuto, però non ve ne posso parlare, non posso fare una recensione, mentre vi posso fare una recensione di questi due prodotti. Allora, uno è il Naked Skin One and Done di Urban Decay con SPF 20, sono 40 ml di prodotto, io l'ho quasi terminato, ha la sua pompetta e il suo erogatore comodissimo. Il mio è nella colorazione medium light, ha 12 mesi di scadenza dall'apertura e è una BB cream molto coprente. I prodotti della linea Naked Skin di Urban Decay sono molto performanti, almeno sulla mia pelle. Mi piace il correttore che ho comprato due volte, il Naked Skin classico e questa BB cream che però ha una coprenza più come un fondotinta che non come una BB cream. Poi, di tutt'altro prezzo, è la BB cream di Ziaja, non lo so, perché è un prodotto, non mi ricordo se è russo, non lo so, non voglio dire cavolate, boh, perché non mi ricordo di preciso. Cioè, so che lo vendono su Maki Beauty, questo marchio, però io l'ho comprato a Gran Canaria. Vi avevo fatto il video haul, avevo preso altri prodotti sempre di questa marca e da appunto un mesetto a questa parte ho iniziato a utilizzare la BB cream con SPF 15 nel colore natural, sì, perché c'è chiara, media e scura. Sono ben 50 ml di prodotto ed è una BB cream con un profumo buonissimo. È adatta per pelli secche, sensibili, normali. Penso che fa, no, penso, sono certa che facciano anche la versione per pelli miste. Ha un prezzo basso contenuto, sicuramente nel video haul volano prodotti, ve ne avevo parlato. Mi piace per l'uso quotidiano perché io la inizio ad applicare un po' con le mani, ma tipo picchiettandola, faccio un po' così e poi continuo con un pennello a setole fitte. Di quelli buffer o piatte o con la forma tondeggiante e si applica veramente divinamente, non lascia, nonostante sia idratante, e infatti con questa volendo potete anche non applicare la vostra cremina al mattino se vi truccate proprio subito appena svegliate, se vi truccate che ne so alle 11 ma siete sveglie dalle 7, almeno io mi metto la crema e poi dopo alle 11 magari riapplico questa. E ha una coprenza bassissima, ma bassa 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 bassa. Mi continuano a chiamare dai call center, a più non posso. Io mi ci trovo divinamente, mi piace proprio tanto per una base quotidiana, leggera, dove mi va solo leggermente a uniformare il viso e sono più che soddisfatta. Poi, come correttori, due novità. Allora, uno è il Liquid Camouflage Eye Coverage di Catrice, nella colorazione 007 Natural Rose. Io sinceramente, è waterproof, sinceramente questo rose che loro cioè, scrivono nel numerino, io non lo vedo. Direi che è un color
proprio naturale. Mi piace veramente tanto perché ha, prima di tutto, un profumo buonissimo, tipo fruttato, buono buono buono, però delicato. È un correttore liquido ma cremoso, non è di quelli proprio super liquidi, si fissa molto bene e per quello che costa fa egregiamente il suo lavoro, mi piace veramente tanto. E mi piace veramente tanto anche questa penna Brush on Glow BB Highlighter di Estée Lauder. Ovviamente qua si tratta di un prodotto high cost. Vedete, faccio uno e uno, uno e uno, ma ci sono tantissimi prodotti comunque low cost, validissimi. E niente, questa è una penna illuminante come il famoso tipo Touche Éclat di Yves Saint Laurent. E niente, la sto utilizzando con grandissimo piacere proprio per andare a illuminare in maniera naturale questa zona qua. Oggi non l'ho messa, ma è un prodotto che mi è piaciuto sia in estate che adesso in autunno. Ho deciso di lasciare i prodotti occhi per la fine, continuo con il viso, base e tutto il resto dell'ambaradan. I prodotti labbra non ve li faccio vedere perché farò un video a parte sui miei top 10 lipsticks autunnali, quindi ve ne parlerò in un video specifico. Allora, passiamo alla cipria. Sto utilizzando con enorme piacere e di questa non ve ne avevo parlato, cioè ve ne avevo parlato bene, ma dicevo vabbè, me la faccio andare bene. Più che la uso e più che mi sta piacendo. E si tratta della NYX HD cipria in HD fissare. Questa è nella colorazione banana, quindi giallina. E allora, perché faccio il paragone con quella di Kat Von D, che è proprio setificante, però svolge egregiamente il suo lavoro, più che altro non mi secca la zona, mi va a illuminare, a enfatizzare, mi piace. Io faccio il paragone con quella di Kat Von D, quindi ho sempre quella nel cuore. Era una polvere libida, libera, non compatta come questa. Questa è molto più comoda. Niente, mi ci sto trovando bene, la sto utilizzando praticamente tutti i giorni e si può vedere. Sono 8 grammi di prodotto, mi piace anche il pack perché è bello compatto. E niente da dire. Mentre per tutto il resto del viso, questa di Maybelline, che è la Super Stay 24 ore Matte Powder Waterproof nella colorazione 21 beige. C'è anche lo specchietto al suo interno, io l'avevo presa su un notino l'anno scorso, l'avevo un po' snobbata all'inizio e invece mi devo ricredere perché è una cipria a polverosità zero. Veramente è stupenda, è setosissima e questa non fa fallout, potete andarci con qualsiasi pennello, ha una texture cioè, che è in polvere ma cremosa, burrosa, capitemi. Non è così tanto scura poi dopo una volta applicata, è quella che ho io adesso. E volendo questa, essendo una cipria colorata, se avete una pelle particolarmente magari oleosa, potete utilizzarla come magari mettere il correttore e applicare direttamente la cipria. Mi sta veramente piacendo tanto, specie nell'ultimo mese. Questa sono 9 grammi di prodotto e niente, un prodotto low cost, made in Italy e mi sta piacendo veramente tanto. Un po' inusuale un prodotto del genere perché la Maybelline è un po' sparita dai video di noi youtuber, ma io l'ho presa e la sto utilizzando con grandissimo piacere. Poi continuo con le guance e ho vari prodottini molto interessanti. Allora, uno è super low cost, si tratta di questo duo della I Heart Makeup, è il Bronze and Glow, questa tavoletta di cioccolato molto carina, bellina, e c'è lo specchio, ora lo copro, ed è composta da queste due cialde. Secondo me hanno sbagliato, perché avrebbero dovuto fare la cialda con più prodotto con la terra e la cialda un po' più piccola con l'illuminante, perché io sto consumando molto di più la terra rispetto all'illuminante. Mi piacciono da impazzire entrambi. Questa è una terra medio fredda e in estate non l'ho potuta utilizzare perché non si vedeva assolutamente niente, per adesso è meravigliosa. È quella che sto indossando adesso e mi piace da morire l'effetto. C'era tutta un ghirigoro, insomma, tipo come se ci fosse cioccolata che colava. E io, cioè, da quanto la sto utilizzando, anche l'illuminante è sparito tutto. Mi piacciono tutti e due tantissimo. E l'illuminante è un po' più grossolano,
rispetto alla terra si vede un po' in più, è quello che ho su oggi e appunto nel video che trade ne vedrete l'applicazione, ma è un duo che costa sui 6 euro se non mi sbaglio ed è veramente super valido come illuminante, che diciamo il suo picco maggiore a livello proprio di utilizzo è stato a luglio e agosto e metà settembre. Ora a ottobre l'ho utilizzato un po' meno, ma se vi faccio vedere com'è, cioè, ha un buco enorme. È stato l'illuminante dell'estate, lo amo e l'ho amato tantissimo. Ha una luminosità pazzesca, è burrosissimo. Dei quattro che erano usciti in collezione The Nude, questo è stato il mio preferito. Lo vedete un po' sporco perché questo è venuto con me ovunque e l'ho utilizzato sempre, anche tipo sugli occhi. E si tratta del Nabla illuminante nella colorazione Wave. Sono ben 10 grammi di prodotto e niente, per me questo è un signor illuminante, mi piace da impazzire e niente, non ho nient'altro da aggiungere, ha proprio una luminosità estrema. Nel frattempo scusate ma prendo una salvietta perché vorrei non sporcarmi più di quanto forse non lo sia già. E mi piace da impazzire perché è una colorazione né troppo dorata né troppo platino, è un colore che si fonde benissimo sia sulla carnagione più scura che sulla carnagione più chiara. Mi piace veramente tanto. Poi una palette di prodotti viso che è uscita da un bel po', ma che io all'inizio ho detto vabbè, dai, non la prenda. Poi me l'ha regalata Nello all'onomastico. C'è Nello sul divano, manco se lo ricordavo. E vabbè, ed è questa la Natural Face di Too Faced, bellissima. Vi avevo fatto il video haul, non c'è niente da dire sul pack che è spaziale, è veramente un gioiellino, un'opera d'arte. Vale tutti i santi soldi che costa. Su questa si può applicare il 20% da Sephora quando lo avete. Ha un mega specchio che ora copro perché sennò vi dà fastidio, e qua ci sono tutti i colori. La cosa bella è che sono sei belle cialdone. Volevo vedere quanto prodotto c'era. 4 grammi di prodotto l'una, quindi neanche piccolissime sinceramente, cioè sono quasi quanto una full size. Si risparmia tanto quando si prendono queste palette. Il profumo è buonissimo e mi piace perché all'interno ci sono due illuminanti, due blush e due terre abbronzanti luminose. Mi piacciono tutti i colori della palette. Il blush fra i due più utilizzato è questo, ma spesso li uso mischiati e a volte anche solo questo. Però, da come si può vedere, questo è proprio andato via, sta andando via la trama. Le terre le ho utilizzate un po' meno e vi dirò, a volte mi piace mischiarle anche con i blush per scaldare il blush rosato o scaldare il blush malva. E i due illuminanti, uno più rosato e uno più dorato, sono uno più bello dell'altro. Questa palette è stupenda, ma vale anche tantissimo. E poi due blush singoli, allora, tutti e due new entry. Allora, una è una bugia perché ce l'ho da svariati anni, ma l'avevo usato, che vi posso dire, qualche volta è accantonato, ma è uno di quei prodotti che dico perché ho accantonato? Vabbè, si tratta del Pro Longwear Blush All Day di MAC. Vi lascio comunque tutti i prodotti, si vede che ho preso la pioggia, tra un video e l'altro, avevo dei capelli belli e ho preso pioggia a go. E si tratta di questo blush super naturale di MAC, super durevole, dura tantissimo sulle guance. E sì, è naturale, ma si vede. Questo l'avete visto in un get ready che ho già pubblicato. Mi piace da impazzire perché è un tono proprio giusto, non è né aranciato né troppo freddo né troppo caldo, è un color perfetto. Secondo me, ecco, è quel blush che sta bene, secondo me, a tutte e che tutte con la carnagione medio chiara dovrebbero avere. Se mettete questo, secondo me, non sbagliate mai. Nessun trucco super naturale, né super colorato, è quel blush passepartout che va bene sempre e vale tutti i soldi che costa. E un altro che sto utilizzando con grande piacere è il Dark Treasure Blush 03 Stylish Cedar Rose della Kiko. Questo sono 4,5 grammi di prodotto, mentre
Quello di MAC sono ben 6, questo qua di Kiko ha lo specchiettino e la collezione è quella ora appena uscita, autunnale. Ed è un blush rosato malva, molto delicato, molto tenue, leggermente luminoso, ma proprio leggermente. E anche questo appunto mi sta piacendo tanto tanto tanto. Ora veniamo agli occhi, vi mostro due matite, poi passo alle palette. Allora, come matite nere io sto amando alla follia due di Paolo AP, una che mi è stata inviata in estate se non mi sbaglio e guardate quanto è diventata, infatti non so neanche più come si chiama perché da quanto è temperata, so che è la numero 201 e che è la matita occhi waterproof, a me scrive da Dio nella rima interna dell'occhio, cioè, se utilizzavo questa anche per utilizzarla a mo' di eyeliner, anche con 50 gradi all'ombra, non colava, è stata la mia matita proprio super top. Questa è una matita che scrive almeno sul mio occhio, perché poi per esempio so di alcune mie amiche che l'hanno, ma alle quali non scrive all'interno dell'occhio perché hanno un occhio molto lacrimoso. Aiuto, ero rimasta senza riprendere fiato. Sembra una pazza, questi capelli. E per me è super valida. Ho utilizzata mod eyeliner, non ve lo dico proprio, cioè si fissa e sta lì forever and ever. Allo stesso tempo però vi dà modo di sfumarla se volete fare un eyeliner sfumato oppure essere precise se volete fare una coda. A volte sono troppo morbide, a volte sono troppo dure. Questa per me è la matita perfetta, nera perfetta. E poi un mesetto ormai mi è arrivato il Jumbo Eye Pencil numero 301 nero. Con questo l'avevo utilizzato come base per lo smokey e l'ho utilizzato altri 3 milioni di volte come matita per l'interno dell'occhio perché rispetto a questa è ancora, se possibile, più nero. Cioè, questo proprio vi fa da kajal. Di quelli proprio neri, super neri, stra intensi e lo sto adorando perché è ancora più morbido e più facile da mettere all'interno dell'occhio. Quindi, da quando mi è arrivato, uso il 301 e il Jumbo all'interno dell'occhio e se voglio utilizzarlo a mo' di matita, uso questa qua a mo' di eyeliner. Poi, ombretti liquidi, assolutamente questi. Questi ragazze. Vi fanno il trucco, io li amo e li adoro tutti e quattro, sono sempre della linea The Nude di Nabla, io me li sono portati tutti e quattro in vacanza e con della semplice terra mi facevo la piega dell'occhio, applicavo questo e avevo un trucco super wow, veramente, a me piacciono tutti perché sono tutti e quattro colori portabili, perché non fanno piega sull'occhio, non fanno effetto carta. Palpebra, carta pecorita, si sfumano divinamente, serve pochissimo prodotto, basta con il dito fare un po' così, attenzione, è un prodotto fresco, coprenza alla prima passata, non c'è il rischio di fare tipo macchie, agglomerati di colore, non è una cosa scontata per dei prodotti del genere. Golden Hour è un bellissimo punta di oro, poi c'è Ethereal che è quello un po' più diciamo classico e poi c'è Lost in Paradise, il rosino più chiaro, Sideral Shell, che è il rosa un po' più forte, che tra l'altro questo l'ho rindossato di recente in un trucco che vi è piaciuto tanto, mentre Lost in Paradise è il rosino un po' più chiaro. Mi piacciono tutti e quattro. Ora che andiamo anche verso il periodo natalizio, sicuramente li risfrutterò tanto. E poi tre palette. Allora, prima di tutti la White Peach di Too Faced, che ho iniziato a usare con un po' più di frequenza a settembre, questa diciamo è stata la mia palette di settembre, nonostante che alcuni colori non li abbia, cioè no, li ho utilizzati quasi tutti o quasi tutti, no, forse mi mancano questi due e questo, ecco, mi mancano questi tre. È una palette che ho utilizzato tanto, 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 tanto per trucchi da tutti i giorni. Io lì per lì l'avevo trovata un po' insulsa, avevo detto mammi, ma poi mi ero lanciata, ho detto la prendo e ho fatto bene perché ha questi colori nude perfetti per la mia piega dell'occhio, dei colori comunque shimmer per ricreare dei look un po' più tranquilli. È una palette comunque che sto utilizzando con grandissimo piacere. E non è finita qua con Too Faced perché da quando l'ho presa
era inizio ottobre, sto utilizzando spessissimo la gingerbread, la White Peach, se più settembre, questa più ottobre. Questo è uno dei look che ho ricreato, ma ne ho ricreati di più semplici, di più complessi, di più colorati, di più naturali e in linea generale mi piace molto, solo alcune colorazioni mi lasciano un po' interdetta, sono un po' più granulosette tipo Spiced Room e Frostbite Me, questa qua, poi per il resto la trovo veramente super valida sul pack, vabbè, che gli vogliamo dire, è spettacolare, è bellissima, anche lo specchio al suo interno è tutto decorato e la sto utilizzando con grandissimo grandissimo piacere. E poi o in modo assoluto o di accompagno ad altri ombretti, come possono essere anche stesso questi qua liquidi, la palette di Nabla. Io ho tutte le colorazioni, ma devo essere sincera, non le ho utilizzate assolutamente tutte, perché ne ho alcune che prediligo rispetto ad altre, come per esempio mi piace molto Kids, sia per fare l'ombreggiatura, la prima ombreggiatura che è uno smoky leggero, Cinnamon, Leon, Verve, perché è questo color fragola che mi piace molto, Artemisia. Sì, direi che questi sono i miei preferiti. E anche questo violaceo, che è Sherry Shape, come transizione anche Capsize. Se ve ne dovessi dire 6 su 12, direi questi due, questi tre e questo qua, che è Capsize. Questo qua, Sherry Shape, sì, mi piace, però sicuramente gli altri li ho utilizzati molto di più. Comunque rimane una bellissima punta di vinaccia. E ragazze, io direi che ho terminato. Sono arrivata alla fine, spero si sia capito qualcosa da questo video, si siano visti bene anche i prodotti perché questo tempo mi sta facendo degli scherzetti perché il sole va e viene di continuo. E niente ragazzi, io aspetto i vostri commenti qua sotto, fatemi sapere quali sono stati i vostri prodotti preferiti e più utilizzati degli ultimi 2 mesi, facciamo va. Un bacio grande e vi lascio al prossimo video.